storia del film è la storia di Vladimir. Vladimir, un ragazzo di 25 anni, un ragazzo fondamentalmente come tanti che arriva dalla Russia, è italiano, ma vive in Russia e dopo aver avuto un grandissimo problema viene in Italia alla ricerca di suo padre. Allora, io nel film interpreto Vladimir, che è un ragazzo che è vissuto a San Pietroburgo con una madre meravigliosa che si è presa cura di lui, che in passato era una grande cantante lirica. Quindi il discorso della musica, diciamo, da quando Vladimir è nato, rientra un po' anche nel suo modo d'essere, no? È cresciuto con una grande soprano e quindi inevitabilmente, no, c'è questa presenza massiccia della musica nella vita di Vladimir. Posso dire che noi due siamo quelli che hanno fatto fare il primo cinematografico. Non ho mai fatto cinema. No, ai ragazzi del volo, noi siamo soddisfatti di come hanno lavorato, di come sono stati bene, loro si sono divertiti molto, sono stati bene con noi. Sono contenta di questo. Per quanto riguarda i ragazzi del volo, avevo un grande pregiudizio all'inizio, perché sono star internazionali, pensavo che si sarebbero comportati da star. In realtà non è stato così, nel senso che sono dei ragazzi molto carini, molto disponibili, che si sono impegnati nel fare questo lavoro. E loro interpretano loro stessi, però i loro personaggi, per come sono stati scritti, danno alle persone, alle star, a questi divi internazionali una grande umanità. Alla fine sono dei ragazzi, no? E questo è evidente nel film ed è molto bello. La scelta di fare questo film è sicuramente dovuta al fatto che in questo film, per la prima volta comunque sia nella mia carriera e comunque in generale, ho la possibilità di poter parlare di una mia grande passione, l'opera, la lirica. E certo non la affrontiamo pienamente, e l'opera è una delle tante componenti del film, come i rapporti, i sentimenti, l'amore, e di conseguenza anche la lirica è un raggiungimento dei traguardi da parte del nostro personaggio Vladimir. Ho avuto grandi difficoltà all'inizio, soprattutto perché inevitabilmente ho dovuto prendere lezioni di canto, e un canto anche estremamente tecnico come quello lirico. Abbiamo cantato delle arie difficili, quindi inevitabilmente abbiamo dovuto, no, concentrarci su questo, e lezioni di russo, perché poi in realtà le scene girate in Russia vengono recitate in russo con degli attori russi.